Sono Emanuele De Vito, fondatore della web agency di De Vito Emanuele, e niente, nel video di oggi vi parlerò di due strategie americane molto conosciute appunto in America, ma poco conosciute qui in Italia, utili per far rimpennare alle stelle un profilo Instagram. Allora, iniziamo subito. Ho voluto, di mia spontanea volontà, formare un nuovo profilo Instagram, costruirlo per avere un appunto, profilo dislocato da quello in inglese, quindi per promuovere la mia agenzia totalmente in italiano, e sono le basi, ho ancora pochi follower e troppi seguiti. Quindi io, Manuele De Vito, voglio incrementare in maniera esponenziale, ma soprattutto in maniera veloce e tranquilla, il numero dei miei followers. E quindi che cosa faccio? Mi guardo il mio stesso video per conoscere due strategie americane che sono molto utilizzate appunto all'estero, ma poco conosciute qui, ovvero lo shout out e il paid for shout. Allora, iniziamo subito. Vi ho fatto un piccolo documento in merito. Shout for shout out. Allora, che cosa fare? Perché è utile lo shout out for shout out? Allora, quando non c'erano le stories, si utilizzava per menzionare nei relativi post un relativo account con il quale si era preso appunto questo accordo della stessa nicchia e dello stesso numero di follower, per ricevere quindi un incremento di follower organico della stessa nicchia. Quindi, mettiamo qui, per esempio, menzionavo il profilo Tal de Tali al fine di poter andare a ricevere la stessa menzione e quindi ricevere un incremento esponenziale dei miei followers. Ma da quando hanno appunto inventato le stories, da quando Instagram ha copiato anzi le stories, è ormai la pratica di menzionare un relativo account su un post è poco consona, poco conosciuta, poco utilizzata, e si è passati all'utilizzare le stories. Tanto che per menzionare le stories ormai non si menziona l'account in maniera semplice, senza aggiungergli qualcosa, ma è necessario aggiungergli del contenuto. È necessario quindi anche fare più di una storia per poter attirare l'attenzione del pubblico, perché ormai il pubblico è poco attento a quello che vede su Instagram, necessità di essere adocchiato, di essere portato via da un ottimo contenuto visual che genera anche quel concetto famoso di human satisfaction. E niente, quindi sfruttare le stories per menzionare una pagina di una stessa nicchia per ricevere quindi la stessa menzione. Questo è il concetto di shout out for shout out. Sono dei veri e propri scambi di favore che si fanno tra pagine della stessa nicchia. Come fare? Semplicemente contattarle in privato e mandargli un messaggio appunto di testo facsimile, di base facciamo un po' di shout out for shout out. Io menziono te, tu menzioni me, ho dei profili per dire tutti, ho dei seguiti da tutti gli italiani e così via. Quindi è un ottimo modo per far crescere in maniera organica, pulita e soprattutto veloce, senza che si venga bannati dal banner di Instagram in maniera del tutto tranquilla. Mentre un altro metodo molto appunto simile allo shoutout for shoutout è quello del paid for shoutout. Che cosa si intende paid for shout, ovvero pagare per essere menzionati. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe contattare pagine con un numero maggiore di 100.000 follower che non fanno parte della stessa nicchia e pagarle per essere menzionati. Quindi, perché pagarle? Ovvero proprio investimento pubblicitario. È per tale motivo che ci sono determinate pagine Instagram che vengono fatte nascere solo ed esclusivamente per fare questo lavoro. Infatti ci sono ragazzi di 15, 14, 16 anni che passano, investono il loro tempo, questo parlo appunto di ragazzi americani, investono il loro tempo per far crescere i loro profili a fine di vendere del paid for shout, ovvero pagare per essere menzionati nella storia, semplicemente. E quali sono i prezzi? I prezzi possono variare, possono andare da 10-20 euro fino ad arrivare anche a 5-6 mila euro alle stories. Tornando al discorso di Chiara Ferragni, ha annunciato appunto nel video precedente, relativo sempre a Instagram, come guadagnare con Instagram, Chiara Ferragni per una storia chiede oltre 3-4 mila euro ed è ben risaputo e ben spiegato in numerosissimi corsi a pagamento. Infatti questa è una formazione totalmente gratuita, signori. Quindi, ricapitolando, per paid for shout si intende pagare una pagina che abbia un numero di follower superiore ai 100.000 al fine di essere menzionati. Ovviamente la nicchia non deve essere uguale alla nostra pagina per poter ricevere un pubblico organico di una nicchia di differente maniera del tutto esponenziale. Perciò questi sono due metodi poco conosciuti in Italia al fine di poter aumentare in maniera organica ed esponenziale il numero di followers di un profilo Instagram appena nato, un po' come questo.